Sì, sono ancora forte, sarà l'area di Coverciano. Facciamo due palleggi? Ma se vuoi. Ma sei qui con la nazionale? No, no, faccio altro nella vita. Ma tu invece sei un calciatore? Ma qualche partita l'ho fatta. Guarda cosa so fare. Ora ti faccio vedere io cosa so fare. Ho giocato con tantissimi campioni, ma una come te non l'ho mai vista. Nemmeno il fenomeno. Sui palleggi sei imbattibile. Tra i giocatori con cui hai giocato, chi sarebbe potuto diventare un freestyler? Ho avuto la fortuna di giocare con tanti calciatori che avevano qualità tecniche incredibili. Ma se dovessi dirne un paio, Roberto Baggio, Marco Nappi, che ho giocato col Genoa. Questi due sicuramente avrebbero fatto bella figura anche nel freestyle. Chi era più bravo di testa e chi invece di piede? Secondo me Thomas Kuravi, attaccante altissimo negli anni 90, incredibile. Ma poi c'era anche Kenneth Anderson, Zamorano, Crespo, Batistuta, quindi tantissimi veramente di testa. Di piede, tecnicamente Ronaldo lo metto sopra tutti, però è anche vero che ho avuto la fortuna di giocare insieme anche al Cino Recoba, Alessandro Diamanti, Igor Protti a Livorno, che anche questi non scherzavano. Qual è stato il gol che più si avvicina al freestyle, il più spettacolare? Senza dubbio è di Yuri Yorkaev in un Inter-Roma. Un gol in acrobazia rovesciata da un'angolazione che io ancora oggi non so come ha fatto a farla. Adesso fammi vedere cosa sai fare. Complimenti. Grazie. Sei una grandissima professionista, io ti lascio il freestyle e io mi dedico solo al calcio, che è meglio. Siamo con Team System a Coverciano, casa della nazionale. Un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze per gli europei. Forza Azzurre! Team System.